telefono con l'assessore Antonella De Marco, assessore alla cultura, al turismo e marketing territoriale del comune di Manduria. Grazie. Parlavamo di questo prodotto iconico nel mondo, Manduria, un'eccellenza. Come rilanciare, ecco, qualche progetto per il futuro, se avete degli eventi prossimi? Allora, abbiamo degli eventi imminenti nella stagione estiva, ma soprattutto vogliamo puntare alla destagionalizzazione, che è un po' il motivo dominante della programmazione turistica in Puglia. È chiaro che il mare ci fornisce le caratteristiche per essere meta turistica immediata. Manduria ha un mare meraviglioso, incontaminato, con una natura intorno eccezionale, quindi puntare sì sul la stagione turistica con degli eventi legati al vino, ma soprattutto anche alla cultura, non semplici esperienze, diciamo così, nozionistiche, ma esperienze di immersione sensoriale in tutta una serie di caratteristiche che il nostro territorio offre, no? Quindi dalla musica al vino, all'ebbrezza che dà il vino, al sapore delle nostre orecchiette. Noi abbiamo le orecchiette al primitivo, ci sono specialità enogastronomiche interessantissime proprio a base di primitivo, quindi venire a Manduria è come entrare in un mondo, e unito a questo c'è anche poi tutto un altro mondo da scoprire, quello dei parchi archeologici, quello del museo del ghetto ebraico, insomma non catalogare Manduria solo ed esclusivamente come una meta estiva per il mare, ma come una meta interessante per vivere esperienze uniche. Una meta adatta per quattro stagioni a 360 gradi. 360 gradi, 360 gradi anche di autenticità, 365 giorni l'anno, perché il viaggiatore, che tecnicamente non è un turista mordi e fuggi, vuole trovare autenticità, vuole trovare accoglienza, vuole trovare tutto quel l'afflato di amorosi sensi che sono l'accudimento, l'accudimento, sapori, odori, ma anche la musicalità della nostra lingua, no? E questa cosa il viaggiatore a Manduria la può trovare tutto l'anno. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie.